Ciao a tutti amici di xtremeworld.com, sono Ivan e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi vedremo le Kingston HyperX Cloud 2. Si tratta di un headset da gaming che rinnova la gamma di casa Kingston e sostituisce le Cloud 1, la versione precedente dell'anno scorso che era sprovvista della scheda audio USB. E proprio questa è infatti la novità principale di questo prodotto. Kingston ha dotato le Cloud di una DSP USB che ci permetterà, tra le varie cose, di poter usufruire del surround 7.1 assente nel precedente modello. Andiamo alla confezione. Nella parte frontale abbiamo rappresentate le cuffie e evidenziata la presenza della scheda audio USB. La compatibilità è particolarmente elevata perché è compatibile con PC, PS4, Mac e mobile. Infatti, nonostante la presenza della scheda audio USB, il cavo è scomponibile, quindi avremo anche un jack audio standard a 3,5 mm. Tra le features evidenziate nella parte principale abbiamo appunto la scheda audio USB, il surround 7.1, microfono potenziato digitalmente e poi driver a 53 mm per entrambi i lati, ovviamente. Nella parte laterale, eccoci qua, vediamo un attimino le altre caratteristiche tecniche come l'utilizzo di alluminio per l'archetto, la scheda audio USB con la virtualizzazione sonora 7.1, il microfono a cancellazione di rumore e poi ear cup intercambiabili, che infatti dentro la confezione dovrebbe esserci disponibile un modello in finta pelle e uno invece in microfibra o comunque in tessuto. Nella parte posteriore abbiamo evidenziato le stesse caratteristiche, parliamo sempre della scheda audio USB, a cui hanno dato particolare rilevanza essendo questa la caratteristica principale di questo modello, il tipo di cuffia, che si tratta di una cuffia chiusa, i driver da 53 mm, scusate, e appunto il microfono che è possibile staccare dalle cuffie per poter usare le cuffie solo come cuffie e non come headset da gaming. Abbiamo già aperto il sigillo, ovviamente le cuffie hanno un sigillo nella parte superiore, allora, abbiamo aperto le cuffie ma si è incollato di lato, eccoci qua, e apriamo la confezione. Confezione, come potete vedere, è molto curata perché nella parte interna è presente una seconda scatola rossa, in questo caso. Come potete vedere, la confezione interna è particolarmente curata. Abbiamo sul rosso il logo HyperX di Kingston e apriamo la scatola. Particolare attenzione per questo prodotto, la confezione è assolutamente davvero di rilievo. Nella parte interiore abbiamo una scritta di presentazione del prodotto, manualistica varia, che ci fa vedere anche come poter collegare le cuffie. Tra l'altro sulla confezione non era scritto, ma possiamo notare che è anche compatibile con Xbox One. La confezione non è riportata questa compatibilità, almeno nella parte anteriore. Garanzia, informazioni varie e via. Ed eccoci la scatola. Le cuffie sono, come potete osservare, ben protette nella spugna. Estraiamo le cuffie per primo. Allora, abbiamo il cavo che si nasconde qui nel vano, credo, esatto, sì. Nel vano troviamo la bustina protettiva per riporre le cuffie una volta che vengono posate dopo l'utilizzo. Allora, controller USB audio 7.1, volete osservare, eccoci qui, in plastica normale, molto bello, molto piacevole. Clip che ci permette di pinzarlo alla maglia se vogliamo, connettore placcato oro, cavo in treccia ed ingresso audio. Come potete osservare, c'è soltanto un ingresso audio perché queste cuffie utilizzano un connettore tipico dei smartphone, quello a tre stadi. Come potete osservare, non è un connettore solo stereo ma porta anche l'audio del microfono. Le cuffie, eccole qui, abbiamo archetto in alluminio satinato molto bello, anche particolarmente piacevole il colore, estensibile. Credo che del video non si riesca ad apprezzare realmente quanto è bella questa finitura, effettivamente. Cuffie in plastica soft touch con airpad in similpelle. Logo HyperX nella parte esterna, anche qua con alluminio satinato in contrasto con il logo HyperX, e il cavo audio che entra nel archetto. Archetto imbottito, anche qua in finta pelle, con una cucitura rossa veramente bella alla vista. Poi abbiamo gli earpad sostitutivi, questa volta quelli in tessuto con rete interna rossa in contrasto, mentre gli altri, come abbiamo visto, erano neri. Eccoli qua, sono due. Adattatore per poter collegare il microfono al PC,
ho il gamepad della console, vedremo meglio dopo, e poi il microfono scomponibile, come abbiamo detto in precedenza, con spugnetta protettiva. Microfono che andrà inserito sul lato delle cuffie, eccolo qui, che è normalmente protetto da un tappino in gomma. Andiamolo a comporre. Ecco qua. E così le cuffie rimangono composte nell'insieme. Per quanto riguarda i driver per PC e maggiori informazioni sulla configurazione di queste cuffie, sulle caratteristiche sonore e le prestazioni, vi rimandiamo alla recensione che uscirà nei prossimi giorni, quindi continuate a seguirci. Un saluto da parte dello staff di extremehardware.com.